Testa di Aniello Carbone, giusto? Sì, sì, sì. Di Cannalonga, che conosceva anche mio nonno Bartolomeo di Lofrano. Pensate un po' come piccolo il mondo. Allora, siamo qui anche con la signora Maria, che è sua moglie. Sì. Allora, voi abitavate a Cannalonga, giusto? Ah, 50 anni fa. Sono fatti 50 anni. Quanto tempo fa stavate a Cannalonga? 50 anni fa, giusto? 30 anni, 30 anni tenevamo quando siamo... 30 anni avevate quando siete venuti? Sì. Ma lì a sì. Cannalonga cosa facevate? Contadine. Noi eravamo in Betanella, vicino Rofrano. La nostra domo cresciuto noi eravamo a Betanella. Vicino Bruno. No, più di qua. Prima. Più verso la Madonna del Monte. Sì, proprio sul tavolo. Sulla strada. Noi sì. E quanti eravate di famiglia? Noi eravamo 7. Tutti maschi? Sì, no, eravamo 4 maschi e 3 femmine. E 2 morte, femmine erano 2. E di questa famiglia quanti sono in Australia? Sì. Solo tu sei venuto. Io e una cugina. E 2 cugini, ma una passo vai e... E della, della famiglia di Maria invece, quanti sono in Australia? 2 fratelli e famiglia. Ma chi è arrivato prima qua? Maria? No, no, prima Antonio, mio fratello. Dopo un anno quando, è quando, mio padre, quando? 1965 mio fratello 65. E dopo un anno è arrivato mio e chi marito, l'ha chiamato? Mio fratello Antonio. Ma eravate già fidanzati? Eravamo sposati. Eravate già sposati? Erano due figli. Quanti figli? Ma non mi dispiace che sono stati. Quanti figli? 2 figli. 2 figli. Come si chiamano? Angela prima e Antonietta. E quanti nipoti avete? Una con sua mamma, una come me. E quanti nipoti? E come, quanti nipoti? Nipoti ne tenimo 4. Tre femmine e un maschio. Buona salute. E dopo tenimo un pronipote. E diciamo i nomi, così ci togliamo il pensiero. Allora, Amanda, Melissa, Gena, Michele e Luca, pronipote. Perfetto, allora abbiamo fatto tutto l'altro, cioè, mentre i vostri genitori, tua mamma e tuo papà, come si chiamavano? Turribio e Angelina. E i vostri? I miei si chiamavano Angelo e Antonietta. E Antonietta, allora vi siete sposati, sì. Poi è venuto il... Il 59 ti abbiamo sposato, il 26 settembre il 59. Avete vissuto a Cannalonga, avevate la vostra attività, la vostra... A un certo punto avete detto, ma che ci facciamo qua? O no? Venivamo quasi niente, ma tutti morti. Abitavamo in da casa del mio suocero, presa poco. Abitavate lì. Poi, ma Sabato e Giuseppe se ne erano già andati oppure abitavano ancora lì? No, quando abbiamo sposato, con 1959, erano piccoli. Allora, avete deciso di venire qui. Il fratello di Maria ha chiamato il cognato, giusto? E sei arrivato qui. Come sei arrivato? Con quale nave? La Marconi. Sei arrivato direttamente qui o prima da un'altra parte? No, diretto qui. E perché qui? Perché c'era il cognato? No, c'era il cognato. E perché il cognato è venuto qui e non all'altra parte? Perché c'era la sorella della moglie e il cognato. Che stava qui. Ma il primo di Cannalonga che è arrivato... Il primo di Cannalonga che è arrivato qui, in questa zona, come si chiama? Come si chiamava? Ma dice questa famiglia. No, questa famiglia. Si chiamava Crescenzio. No, non questa famiglia, il primo di Cannalonga che ha cominciato a chiamare. Era questo che ha chiamato allora, ha chiamato mio fratello. Ed è venuto direttamente qua. Non è venuto in un altro posto in nostro. Forse è venuto diretto qua, è lui. Era Crescenzio, sì. Crescenzio è venuto diretto. Trengone si chiamava. Troncone. Come mai è venuto qui? Perché? Cioè, lui sapeva fare qualcosa di particolare? Perché c'era still work, c'era un'attività, tanto c'era plenty di lavoro, adesso non c'è niente. Cioè c'era l'attività della fonderia, era già aperta la fonderia. C'era la miniera, c'era questo, c'era la miniera. C'era il lavoro, Perché lui sapeva fare questa attività? Perché era easy quella volta. Un manuale è venuto qua, ha cominciato a lavorare dentro la...
Ma è venuto solo o ha portato anche la famiglia? No, la famiglia. La famiglia è venuta nel 1963. Insieme a voi? No, no, io, voi dopo. Io ho venuto, lui è venuto il 66, sì, aprile, qui. E io e due figlie sono venute nel 1966, 22 di dicembre. Ah, lui ha trovato subito lavoro. È stato sempre ora, nella fonderia. Dopo tre giorni da quando già lavorava. Tanto c'era il lavoro, no? Poi e stavi da tuo cognato. Stavo no. da mio cugino. Ah, da cugina. Ecco il cognato, E quindi poi è arrivata la signora e non ho comprato la casa. Avete questa casa? Eccola qua. Ah, proprio questa. Sì. Ah, e quando avete speso per comprare questa casa? Quella volta ne sono 8.000 dollari, ma poi già un mese vicino. Certo, ma quando avete dato come deposito? Deposito 1.800 dollari. 1.800, e quando era lo stipendio di una settimana allora? 60 dollari a settimana. 70 dollari o scendine? No, no, direttamente i dollari. Quando si è arrivati a finire la settimana. Vabbè, quindi avete dato i depositi e poi avete comprato. Piano piano abbiamo pagato. E poi l'avete... Poi siamo andati in Italia 7 volte, non una volta. Dopo quanto tempo la prima volta? La prima volta dopo quanto tempo? Dopo 8 anni. Dopo che avevate finito di pagare la casa? O no? No, non era pagata. Era finita, sì. Abbiamo andato nel 1974. Abbiamo venuto nel 1966. Abbiamo andato nel 1974. E vabbè, insomma. E Maria, quando è arrivata qui? Pure si è messa a lavorare, giusto? Cosa? I figli quanti anni avevano? Le due figli? Una 3 e una 5. Quando è venuto qua. E chi l'avete detto? Dopo 10 mesi, che lui era qua, io avevo tutti e tre. Sì, e quindi le ragazze chi le teneva? Perché lui lavorava di giorno e io lavoravo di afternoon. Ah, che facevi? Che facevi? Pulisci, che voleva fare? No, non lo so. Non sapeva neanche la lingua parlare. Cioè, lavorava in una ditta di pulizia. Dentro la fattoria, dentro la fattoria, della fabbrica. Con un contattore, con un altro contattore, non la fattoria proprio, era un contrattore. Che pagavano, cioè che avevano preso l'appalto delle pulizie. C'erano tante macchine quella volta, tante computer, tante cose, adesso hanno lavato lì, non stanno più. E quindi? È tutto finito. E siete andati avanti, questo era... Piano piano. Abbiamo sposato le due figlie, abbiamo sposato due nipoti, ci abbiamo anche un pronipote, hai sentito? Sì. E quindi siete tornati poi a Cannalonga, no? nel posto dove stavate. Sono andate 7 volte. Che avete pensato durante questa cosa? Quando siete tornati, ma se stavamo qua, che vita facciamo? Quando siamo andati in Italia, quella prima volta, c'era un zio mio, e papà, anche, non voleva farmi più dietro. Oh. Non sta là, non facevano una casa. Loro mi facevano la casa. Come mai? Aiutavano. Ha voluto sì, anche, ma però quando è venuto qua non c'è stata la casa nostra. E quanto tempo siete stati quella volta che eravate indecisi? Oh, 5-6 settimane. Quindi è stata una cosa tanto per parlare. Certo, io trovo i genitori. Ho capito. E poi quanto tempo che non vedete? Sabato Giuseppe. Ah, Giuseppe sono 4 anni, 2012. Che è venuto qua lui? Sì, 2012. È venuta pure Angela. No. Angela. Solo lui. Ma è venuta ancora Angela. Vabbè, è detto che avevo pochi giochi. Ma voi c'eravate al matrimonio di Giuseppe? Sì, quindi ci siamo conosciuti là. E se dopo tempo chi si ricorda? Sì, perché io ero al matrimonio di Giuseppe. Io ho battezzato, quando abbiamo battezzato Marcello, Giuseppe faceva il militare. Marcello, ma che gli è figlio sabato? Sì, ma Giuseppe arrivava col treno, lui era militare, siamo andati a prenderlo a Salerno. E quindi quando lui mi ha detto di Carbone, di Cannalonga, eccetera, dico ma allora dobbiamo andarci per forza. Chi te l'ha detto? Come Carmine? Poi, siccome io Carmine l'ho conosciuto a Perth 15 giorni fa, non di più,
ho chiamato, dico, ma scusa, ma tu conosci questi qua di Cannalonga che stanno... Come? Dice, Maria è una comare mia. Quindi, è battezzata la nostra figlia. E quindi, vedete, abbiamo messo in contatto la costa ovest con la costa est dell'Australia, senza sapere leggere e scrivere, così come si dice. Non sapesse tanto io. Allora, grazie a Maria, già, grazie, grazie a Daniello che grazie. Ci hanno accolto nella loro casa e ci hanno dato il piacere di registrare questa bella... Io vi dico grazie a voi che avete venuto. Welcome to come, italiani.